Ben ritrovati tutti quanti in una nuova puntata del Puzzillo del Sud. Chi vi parla è il vostro sempre più conoscitore di giochi depressivi Puzzillo e oggi vediamo il versus tra This War of Mine e Frostpunk. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella. Inoltre, se siete interessati all'acquisto di giochi da tavolo, vi consiglio lo store Magic Merchant dove troverete tante promozioni e offerte. Per approfondire, vi lascio il link in descrizione e nei commenti. La prima cosa che vi starete chiedendo è perché ho deciso di fare questo video. Alla fine i giochi hanno pochi punti in comune, sono entrambi dei collaborativi, gestione sfighe e hanno un'ambientazione molto triste. Però sapete anche che ogni tanto mi piace sperimentare e creare dei contenuti su questo genere. Per chi non lo sapesse, entrambi i giochi arrivano dalla loro controparte videoludica e il sottoscritto è un loro fan. Inoltre, per approfondire sui giochi, vi lascio il link sia per la recensione di This War of Mine sia per la recensione di Frostpunk. Infine, come sempre, vi ricordo che si parla di gusti personali, quindi non ve la prendete troppo se il mio parere differisce parecchio rispetto al vostro. E detto ciò, direi che possiamo iniziare immediatamente con il video. Vai con la sigla! Quindi iniziamo subito con il confronto e partiamo dalla componentistica. Qui è piuttosto difficile perché se prendiamo in considerazione solo la quantità e la qualità dei componenti, Frostpunk si mangia This War of Mine, però sul prezzo, sui tempi di setup e desetup, su come è stato fatto l'inserto, sul regolamento, quanto è comprensibile e chiaro, sullo spazio che occupa il tavolo, vince This War of Mine. Non che quest'ultimo occupi poco spazio, ma Frostpunk è davvero massivo e richiede un tavolo enorme. Dunque, qui sta a voi, se preferite i giochi che facciano scena, allora assolutamente Frostpunk. Se invece preferite più l'utilità, l'ergonomia, lo spazio ben utilizzato sul tavolo, allora This War of Mine. Spostiamoci all'ambientazione ed entrambi i giochi sono veramente molto tematizzati, però dal mio punto di vista vince This War of Mine. Non che Frostpunk non lo sia, perché comunque l'ambientazione si sente parecchio all'interno di una partita, però la forte componente gestionale va a limitare un pochettino la storia. This War of Mine invece è un continuo di rabbia, depressione, tristezza, rivelazioni e di questo vi è complice la casualità che crea storie sempre diverse. Per quanto riguarda le meccaniche è davvero una questione di gusti perché This War of Mine si avvicina di più al gioco da tavolo American mentre Frostpunk è un idolo American Eurogame. Sicuramente se parliamo di meccaniche rifinite, meglio schematizzate, allora vince di gran lunga Frostpunk mentre se cercate più delle meccaniche al servizio dell'ambientazione di This War of Mine. Spostiamoci all'interazione e qui il vincitore è This War of Mine. Il problema di Frostpunk è che la scalabilità, come anche l'interazione, sono ridotte davvero al minimo. Alla fine i giocatori condividono tutto se non una carta che è il supervisore e poi semplicemente potranno parlare delle scelte da attuare durante la partita. Ma dal mio punto di vista è una cosa davvero fittizia. Mentre in This War of Mine qualche punto di contatto in più c'è nella collaborazione tra i giocatori, e detto onestamente, su questo aspetto l'ho preferito di gran lunga all'altro gioco. Dunque, altro punto a favore per This War of Mine. In merito alla longevità, secondo me sono entrambi ottimi giochi perché offrono partite su partite, però il suo essere così randomico e caotico, secondo me, dona un po' più di longevità a This War of Mine. Ovviamente io sto prendendo in considerazione la sola scatola base retail di entrambi i giochi e per quanto in una partita di Frostpunk noi vediamo soltanto una parte, vuoi perché è stretto, perché perderemo a un certo punto della partita, perché ci sono tantissime cose da tenere in considerazione, però la casualità di come si procede nella storia di This War of Mine non si batte, specialmente il libretto con tutte le scelte e le conseguenze lo rende un gioco davvero davvero rigiocabile. Dunque, come detto prima, entrambi davvero su ottimi livelli, però vince This War of Mine. Spostiamoci all'accessibilità e in entrambi i casi stiamo parlando di due giochi per giocatori esperti. Il problema è che Frostpunk non solo è difficile per il quantitativo di regole, ma anche un regolamento che non è scritto benissimo e fra l'altro richiede una visione di insieme non indifferente. This War of Mine, d'altro canto, non scherza perché bisognerà apprendere molti concetti prima di padroneggiare il gioco, però nell'apprendimento l'ho trovato più liscio e scorrevole, grazie anche alla guida che c'è per avviarci alla prima partita. Ciò significa che sono due giochi che sconsiglio a giocatori occasionali o neofiti,
però è un po' più accessibile di War of Mine. Per quanto riguarda il fattore fortuna, il mio vincitore è Frostpunk. Qui vi sono comunque delle alte dosi di cubo, come direbbe un amico, però non ai livelli di This War of Mine, perché è davvero quasi del tutto caotico e randomico. Ovviamente si può un po' arginare, c'è un po' di controllabilità, però Frostpunk batte in questo This War of Mine. Alla fine, su Frostpunk l'esperienza ripaga e una buona gestione va a dare i suoi frutti poi durante la partita, mentre in This War of Mine ho trovato dei momenti di fortuna completamente gratuiti e anche ingiusti. Ovviamente non stiamo parlando di giochi deterministici, ma ho trovato un po' più controllabile Frostpunk. Spostiamoci all'esperienza e qui dipende molto da voi. Se preferite quei giochi dove la padronanza del titolo va a ripagare, quindi dà soddisfazioni, assolutamente Frostpunk. Mentre se vi piacciono di più le esperienze tranquille, nel senso che anche non avendo tutta questa esperienza, padronanza del titolo, si può giocare senza troppi problemi, allora This War of Mine. Piccola nota, fate conto che su entrambi i giochi è comunque richiesta un po' di esperienza. Se vi approcciate ai titoli senza sapere nulla, probabilmente perderete. Per quanto riguarda la scalabilità, il vincitore è This War of Mine. Entrambi i giochi sono perfetti per il solo, scalano malissimo, però This War of Mine in due, massimo tre giocatori lo si può provare, mentre Frostpunk per me è un gioco da uno, proprio massimo, con enormi riserve in due giocatori. Come vi ho detto prima, nell'aspetto dell'interazione su Frostpunk si condivide tutto, quindi il collaborativo è stato appiccicato con lo sputo e non ha molto senso. Sicuramente se cercate la scalabilità da entrambi i titoli avete proprio sbagliato. Spostiamoci alla durata e stiamo parlando di due giochi dove la durata è davvero eccessiva, 2-3 ore minimo per concludere una partita, e questo è il caso di Frostpunk, mentre This War of Mine se si vuole concludere la campagna è pure peggio. Ovviamente, vi ripeto, non sono dei giochi veloci, fra l'altro vi consiglio di tenerli apparecchiati e fare più partite, però una volta compreso il gioco io ho trovato un po' più snello e veloce Frostpunk. Dipendenza della lingua, entrambi i giochi sono molto dipendenti alla lingua, ed è vero che Frostpunk ha tantissimo testo sulle carte, però This War of Mine lo trovo peggio perché c'è un intero libro che va letto con le risoluzioni e le scelte della storia o comunque degli eventi che ci saranno durante la partita. Quindi un reale vincitore non c'è, però ho trovato un pelo meno dipendente alla lingua Frostpunk. Quindi siamo arrivati alla fine del confronto e il mio vincitore è Frostpunk. Come avete potuto vedere, molti dei punti sono stati vinti da This War of Mine, ma è più una questione personale e di gusti. Qui ovviamente mi direte sì, come quasi tutti i giochi quando fai confronti, però sono veramente molto diversi come giochi anche se partono da una base identica. Il problema è che This War of Mine l'ho trovato incredibilmente caotico, fortunoso, lungo e in molti punti anche depressivo. Frostpunk non è che innesca benissimo perché comunque occupa un sacco di spazio al tavolo, ha dei tempi di setup e dei setup lunghissimi, anche qui la fortuna si fa sentire molto, le partite durano parecchio, è brutale, cattivo nelle meccaniche, pochi errori e si perde la partita, però qui prevalgono i gusti. Io adoro gli Eurogame e infatti ho preferito l'esperienza di Frostpunk di ibrido Eurogame American. Sicuramente il gioco punta di più all'aspetto gestionale rispetto alle emozioni o la storia che si vuole raccontare, ma dal mio punto di vista l'esperienza è riuscita. Sicuramente io consiglio entrambi i titoli per il gioco in solo, scalano malissimo, a malapena li si può giocare in due giocatori, e poi dovete avere tanto tanto tempo a disposizione. Non pensate di intavolarne una volta ogni tanto perché non sono fatti per giocatori occasionali. Dunque, a chi consiglio This War of Mine? Sicuramente a tutti quei giocatori che stanno cercando emozioni forti da un gioco da tavolo, un collaborativo che si ispira fortemente all'assedio di Sarajevo, dove i giocatori vanno a guidare dei civili che cercano di sopravvivere a questa situazione davvero terrificante. Se vi piacciono i giochi con una forte componente narrativa, con alcuni aspetti gestionali, di brutale difficoltà, io assolutamente ve lo consiglio. Ovviamente dovete apprezzare anche il suo aspetto molto caotico e randomico. A chi consiglio invece Frostpunk? Sicuramente a tutti quei giocatori che adorano i gestionali,
ma con una forte ambientazione. Nel gioco dovrete gestire una colonia di sopravvissuti in un'ambientazione post-apocalittica invernale e dovrete far fronte a molti problemi, come ad esempio gli eventi, oppure il freddo, il cibo, dove far dormire le persone, la speranza e i consigli politici. Ci sono davvero tantissimi aspetti da prendere in considerazione. Oltre a questo, vi devono piacere i giochi punitivi, che perdonano pochi errori, con meccaniche brutali, dove l'esperienza ripaga tantissimo in termini di gioco. Se avete a disposizione il tempo da dedicargli, vi ritroverete con un gioiellino. Dunque, siamo arrivati alla fine di questo video. Fatemi sapere un pochettino voi cosa ne pensate, se preferite Frostpunk, This War of Mine, vi è piaciuto il Versus, voi avreste fatto vincere qualcun altro. Fatemi sapere, commentate qua sotto. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale, così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno, e non dimenticate di attivare la campanella. Vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!